Prima di scoprire la crescita personale nel 2018, procrastinavo sempre, non ero per niente produttivo né minimamente organizzato. Nel 2018 però cambia tutto. Durante il mio primo viaggio da solo a Milano, distante 500 e oltre chilometri da casa, compro un libro, Il monaco che vendette la sua Ferrari di Robin Sharma. Lo sfoglio, lo leggo, lo divoro. Da subito sento in me nascere qualcosa. Scoprirò poi essere una grande passione, una delle mie più grandi, quella per la crescita personale. Una passione che di lì a poco avrebbe iniziato a cambiarmi la vita. Leggo infatti libri su libri e sempre casualmente passo a quelli sulla produttività personale. E mi innamoro di nuovo di questa nuova disciplina. Leggo, leggo, leggo. E mi appassiono poi anche ad un'altra tematica. La comunicazione, o meglio l'interazione. Già dal 2018, quindi subito dopo aver scoperto la crescita personale, ho aperto questo canale YouTube utilizzandolo inizialmente come una sorta di video diario, che poi, come visto nel tempo, ha subito una grande trasformazione. Leggendo, studiando e applicando, ho trasformato queste mie tre passioni in un lavoro. E non voglio farla semplice perché è stato difficilissimo. Ho studiato e lavorato per anni senza vedere risultati, alla faccia di chi promette cose semplici in pochissimi giorni. E ho resistito a momenti in cui avrei veramente voluto mollare tutto. Oggi lavoro come coach di produttività personale, lavorativa e aziendale. E nelle mie consulenze, visto che si parla sempre di produttività sana e potenziante, sono chiaramente presenti sempre le abitudini positive, il riposo e il miglioramento personale. Insomma, è sempre presente quindi anche la crescita personale. In più, ho anche la fortuna di lavorare a progetti incredibili e all'avanguardia, di cui però per il momento ancora non posso dire nulla. Perciò sono passato da essere una persona super disorganizzata a coach di produttività sana e potenziante e sto gettando le basi per aggiungere un ulteriore tassello, l'ultimo, che riguarda la comunicazione, più precisamente il digital marketing. Per questo però, tempo al tempo. Quindi come sono passato dal non aprire nemmeno un'agenda, figuriamoci ad usarla, ad averla pienissima e saperla gestire? Scopriamolo insieme. Oggi voglio infatti parlarti dei 7 consigli, tra i tanti fondamentali che ci sono e che offro ai miei clienti del percorso di coaching di 3 mesi, produttività ai massimi livelli, che ti porta a essere super produttivo rimanendo bilanciato, sereno e con la giusta energia per goderti i risultati incredibili che otterrai. Ho ancora 6 posti, uno è già andato via, per i percorsi di coaching. Perciò, se sei interessato, contattami su Instagram o via mail. Ora però andiamo dritti al punto e vediamo questi 7 consigli. Prima di tutto, devi avere tutto chiaro. Qualsiasi sia il tuo obiettivo, il tuo sogno, il tuo desiderio, i task da portare a termine, i tuoi progetti, devi avere tutto chiaro, perché come dico sempre, un sogno senza chiarezza diventa un incubo, cioè devi sapere che cosa fare, quando farlo e perché farlo, altrimenti non otterrai risultati e rischi o andrai in burnout e soprattutto non sarai né sereno né bilanciato né felice né avrai le giuste energie per dedicarti ulteriormente ad altri progetti. Quindi è veramente essenziale che tu abbia tutto, tutto chiaro, andando ad organizzarti al meglio, ponendoti o ponendo ad altri, dipende dal tipo di progetto, sogno, obiettivo, le giuste domande. Comunque in ogni caso poni sempre le domande, perché uno, chi domanda comanda, anche su se stessi, e poi fondamentale è capire che da una domanda è possibile avere una risposta. Se ho una risposta, ho già un piccolo o grande, dipende, piano di azione. Quindi mi raccomando, bisogna avere sempre tutto chiaro, ponendoci le giuste domande. Il secondo punto si ricollega al primo ed è quello di avere chiare al 100% le proprie priorità. Se io so dal mattino quali siano le mie priorità, allora posso agire con efficienza, in maniera produttiva, e devo sempre tenere a mente che ci possono essere degli imprevisti, quindi avere già chiare le priorità permette anche di affrontare gli eventuali imprevisti, perché sì, nella vita ci sono, mi piacerebbe vendere un qualcosa tutto rose e fiori, ma non è possibile. Quando si parla di produttività e di vita in generale ci sono gli imprevisti, devono esserci, e ci insegnano anche a vivere, a migliorare, ad avere neuroplasticità,
ovvero il modo in cui il nostro cervello si migliora, in particolar modo quando va a commettere degli errori fondamentali. Poi, come dico sempre, sì, è giusto commettere degli errori, bisogna commetterli però una sola volta. Nel senso che se commetto più di una volta lo stesso errore, probabilmente non è un errore a partire dalla seconda volta, ma diventa una scelta. Poi dimmi tu che ne pensi qui sotto nei commenti. Punto numero 3. Porti obiettivi fattibili che si basino sulle neuroscienze, quindi niente obiettivi come li chiamo io, cioè quegli obiettivi del tipo raggiungi 100.000 euro di fatturato in un giorno, leggi 150 libri in 5 minuti, leggi 3.000 pagine in 50 secondi, cose di questo tipo. Quindi niente obiettivi da coach motivazionali degli anni 80 che... Forse sono utili, insomma, le prime ore, il primo giorno dopo averli sentiti o scritti. Dopodiché si torna alla solita routine, magari con meno soldi, perché si sono spesi per magari fare appunto acquisti o qualcosa, insomma, che riguardi quegli obiettivi. Obiettivi fittizi, chiaramente, che non sono tali. Un obiettivo è tale quando, per esempio, comprende già di suo, quindi va scritto proprio seguendo quelli che sono i suggerimenti, ma io dico le certezze delle neuroscienze, quindi che contenga un piano di azione, che contengano poi delle leve potenzianti, che tolgano quelle depotenzianti, che contenga al suo interno una data di scadenza fattibile, niente roba impossibile, perché l'obiettivo non deve essere né troppo semplice né impossibile, deve essere giusto per quelle che sono al momento le nostre capacità. Per esempio, se io mi andassi a porre l'obiettivo di raggiungere 10.000 iscritti per questo canale YouTube in 5 anni, so che sarebbe fattibile anche magari 3 anni, 3 anni e mezzo. Se me lo vado a porre di raggiungere 10.000 iscritti la prossima settimana, a meno che non vi iscriviate in 8.000 e passa persone, sarebbe piuttosto complicato, quindi insomma dobbiamo rimanere, diciamo, con i piedi per terra pur sognando. Questa secondo me è la miglior strategia per poter raggiungere obiettivi che siano fattibili, niente obiettivi impossibili che non fanno altro che renderci tristi nel lungo periodo. Devono essere bilanciati, così come la produttività in generale, ricordandoti anche che gli obiettivi che ci poniamo possono anche non essere raggiunti, quindi serve anche una strategia di recupero, un piano di azione qualora non dovessimo raggiungere l'obiettivo oppure raggiungerlo anticipatamente, che è qualcosa che veramente in poche persone considerano. Ora, prima di procedere con gli altri 4 consigli, ti esorto a lasciare un bel mi piace a questo contenuto con l'obiettivo di raggiungere 150 mi piace, di lasciare un commento e, già che ci sei, di iscriverti a questo canale di produttività personale, lavorativa e di team, in modo tale che tu non possa perderti poi anche altri contenuti che vedrai su questo canale. Il quarto consiglio, diciamo, si distacca un po' da quanto ti ho detto fino ad ora, però è veramente essenziale e nel lavoro è proprio, non può mancare, è il sacro graal, secondo me, della produttività. Ovvero imparare a concentrarsi per ore in un momento storico in cui tutto ciò che viene desiderato da noi è la nostra attenzione. Vogliono tutti prendere il nostro tempo, le nostre energie e per l'appunto la nostra attenzione. So che hai pensato all'utilizzo del telefono, questa è veramente una piaga se non viene utilizzato in maniera corretta, e anche quando viene utilizzato in quella che per noi può essere una maniera corretta, comunque sempre una distrazione, perciò quando si lavora, a meno che non sia necessario, il suggerimento è quello di non utilizzarlo o comunque di metterlo via se è possibile, di spegnerlo, visto che pochissime persone spengono i telefoni, c'è il pulsante ancora per spegnerli, è difficile a volte trovarlo, però c'è, e quindi bisogna stare molto molto concentrati per ottenere grandi risultati. Vuoi ottenere grandi risultati? Allora impara a rimanere concentrato per ore, senza pause se ti è possibile, quindi in deep work o comunque entrando in uno stato di flow, cioè quello stato per esempio che hanno gli atleti, vedete proprio il loro volto che cambia completamente e sono super concentrati e pronti all'azione. Quello è lo stato che dovremmo avere anche quando si lavora. Molto più facile ottenerlo con lo sport, molto più difficile ottenerlo con il lavoro. Ci si può lavorare e diventa un vero e proprio super potere. Consiglio numero 5, quando si parla di produttività molto spesso si va a togliere del tempo alle abitudini positive, che però sono fondamentali,
abitudini come la lettura, la meditazione se ti piace, la scrittura del diario, l'allenamento in palestra o comunque l'allenamento, quindi uno sport in generale, andare a camminare, quello che sia, è fondamentale, più tutte le altre abitudini positive, anche le proprie passioni, anche per esempio se a te appassiona giocare ai videogiochi, se fatto in maniera sana, è ovvio che se giochi 16 ore al giorno e non so, 4 ne dormi, 4 lavori, forse potrebbe essere un problema, ma ogni cosa se fatta bene, se è una passione che non va ad inficiare su quelli che poi sono gli altri risultati e le altre azioni nelle altre sfere della vita, allora seguiamo le nostre passioni. Non è vero che per essere produttivi non dobbiamo avere passioni, non dobbiamo dedicarci al sociale, dobbiamo completamente sparire. Ogni tanto è bene farlo, è vero, ma non sempre. Quindi mi raccomando, bisogna dedicarsi anche a momenti ludici, dedicandoci anche alle abitudini positive. Consiglio numero 6 è quello di pianificare durante l'anno anche dei momenti di input in cui dedicarsi alla crescita personale di più rispetto ad altri momenti. Per esempio, per me il mese di, a partire da metà luglio fino a settembre, quindi agosto compreso, è un momento di crescita personale, è un momento in cui il mio lavoro praticamente si ferma e quindi mi dedico totalmente alla crescita personale, all'input, all'azione. Negli anni precedenti era molta meno azione e molto più input, perché chiaramente stavo imparando il più possibile per condividere con voi. Ad oggi che ho molto lavoro da fare c'è meno input purtroppo, nonostante ecco, abbia veramente tanta voglia di riprendere anche con gli input, chiaramente bisogna fare delle scelte, definire le proprie priorità, e quindi ho deciso che da metà luglio ad agosto sono i mesi in cui è in calo per l'appunto il lavoro e lo dedico alla mia crescita personale, alla mia formazione, più tutti gli altri piccoli momenti dell'anno. Se tu hai modo di schedulare, di pianificare meglio i tuoi input, i tuoi momenti di input durante l'anno, è veramente ottimale farlo, perché ti permette di crescere veramente veramente tanto e poi di poter applicare veramente tanto. Consiglio numero 7. Se sommi già tutti questi consigli che ti ho dato, praticamente ci arrivi, ed è quello di creare il tuo sistema di produttività, dove per l'appunto per sistema consideriamo tutto, le azioni che facciamo, le leve positive che abbiamo, le abitudini positive che abbiamo, anche negative qualora bisogna andare a migliorare qualcosa, gli strumenti che utilizziamo, digitali e non, insomma, tutta la nostra vita. Dobbiamo creare un sistema di produttività adatto a noi. Ti ripeto, se vuoi farlo in soli 3 mesi, c'è produttività ai massimi livelli, il mio percorso di coaching che ti porta da 0 a 1000 in pochissimo tempo, in soli 3 mesi, un tempo efficiente per il nostro cervello e per raggiungere, o meglio, imparare a raggiungere i risultati che vuoi ottenere, appunto, grazie alle neuroscienze, quindi con tecniche che il nostro cervello supporta, niente roba ma tecniche supportate da studi veri e propri, ripeto, niente roba campata per aria stile anni 80. Quindi creare il tuo sistema di produttività, che poi può anche essere tranquillamente chiamato sistema di vita, ti permette di ottenere risultati incredibili, di poter eccellere e di goderti, avere del tempo per goderti quei risultati, oltre che le tue passioni, il giusto riposo e tutti i momenti di serenità che è giusto che tu abbia. Mi raccomando. Ti ringrazio moltissimo per la visione, fammi sapere quali consigli applicherai, quali già applichi nella tua vita, iscriviti a questo canale YouTube e mi raccomando lascia un mi piace per supportare questo video. Grazie mille per la visione e al prossimo contenuto.